Salve, care amiche ed amici che mi seguite in YouTube dal vostro Santen Chan. Grazie di seguirmi davvero e di cuore. Io ieri ho fatto un breve tutorial come si attualizza il cellulare Motorola Moto Its seconda generazione del 2014. Via Otta on the air con l'attualizzazione di sicurezza del primo marzo 2016, però, con anteriorità ho dovuto fare un video purtroppo per commemorare eh, l'attore Bad Spencer perché avevo un programma altri video ed adesso. Che ho un momento di tempo anche perché poi ieri ho voluto caricare in massima risoluzione il, il video e c'è stato un problema con youtube che non me l'ha accettato allora ho dovuto rieditarlo di nuovo a una risoluzione un poco minore tanto poi la qualità del video ho visto che nella risoluzione massima e mediana non cambiava quindi oggi non farò lo stesso errore Fare un video che pesi 400 megabit perché non me lo caricava più. Quello che ho finito per caricare pesava 82 megabit, visto che era un video corto a qualità normale, pesava 26. Comunque, oggi sarà un video un po' largo. e Partirò con il tema del giorno, anzi i temi del giorno, visto che ho poco tempo e avrò molto da fare editandolo, scaricandolo nel computer e scaricandolo in YouTube. Quindi farò due video in uno. Scusatemi eh, se non gli dedicherò a ogni tema il tempo necessario, ma ho poco tempo oggi, fra l'altro, che è sabato. Sono le 12.40 del 2 giugno ed è sabato. Con il mio Samsung Galaxy 53 5360 vi ho fatto vedere che è sabato mentre mi filmo con il eh, Nokia Asha 302. Allora via ai temi del giorno. 3, 2, 1. Ciao. Bene, volevo fare un video. Ve l'ho promesso per ringraziarvi delle 300.000 visioni del canale, le abbiamo superate. E poi volevo fare un video su due miei canali e video preferiti, quelli di eh, Christian Ais e di Andrea Di Tre. Quindi così fo. farò un video su questi temi. Andiamo al monitor del mio computer e vi farò vedere. Ecco qua la schermata video del mio canale di YouTube. La home è questa. E come potrete vedere, qua abbiamo sforato le 300.000 visioni perché siamo passati a avere, grazie a tutte e tutti voi nel mio canale, 300.000 551 visioni. E vediamo: about circa il mio canale. Qua che dice dettagli, eh, vabbè. vediamo. È stato fondato il mio canale. O diciamo, Gioisco Join gioito il mio canale. Gioisco del canale eh, dal febbraio 7 2013, quindi, già tre anni e mezzo, più o meno manca un mese e a tre anni e sei mesi i video l'ultimo video come vi ho detto è stato un tutorial su motorola moto it del 2014 che ho scritto così perché scrivere seconda generazione allungava il titolo ehm, i video più visti sono questi Come eh, come stappare un eh, come stappare pulire da te un lavandino e poi eh, circa il comando e sistemi. Poi vabbè, ce ne sono altri. Ma eh, questi due hanno ottenuto 78.000 visioni e 41.000, 78.086, 41.076. Quindi eh, vi voglio. Dicevo quindi vi voglio ringraziare a tutte e tutti voi per aver guardato i miei video. Mi piacerebbe che sempre più gente guardi i miei video, però eh, così eh, va bene, eh, non mi posso lamentare. c'è una quantità di visioni abbastanza eh, soddisfacente. Andiamo oltre. Andiamo a parlare dei canali dei quali vi vorrei parlare e dei video ecco qua questo è un mio video breaking news commentando tg rai valcamonica cade croce del neo santo Papa voitila uccidendo ventenne tra due giorni la consacrazione in realtà faranno santo anche giovanni XXIII, papa giovanni XXIII. Io già seguivo i video editati da Christian Eyes. però lui qua mi risponde: Miracolo. quindi le due opzioni sono: uno, Dio non esiste, due, Dio è un po' stronzo. È una persona molto perspicace se risponde così. Quindi io mi sono detto fra i tanti commentari che ha ricevuto questo video che ha ricevuto 26 commentari sono uno dei massimi come numero di commentari che ha ricevuto il mio video anche commentari che non hanno nulla a che fare col video come sempre succede che ma eh, ho detto eh, christian Eis per bacco è un individuo Illustrato e per spicaci poi attraverso Christian ice non solo attraverso di lui, ma ho conosciuto eh, come, come si chiama spe, eh, Matteo Montesi, che qua si vede no, Matteo Montesi. Poi questo qua accanto non mi ricordo chi è. Poi Giuseppe Simone, poi il Rocketaro qua il feticista, conosciuto anche Andre di pie perché lui ha fatto delle opere creative veramente molto divertenti. E io vorrei chiedergli la collaborazione a Christian Eyes, però non so come si fa. Ancora, ecco, ho conosciuto Richard Benson, Richard Benson. E, eh, non so come si fa a collaborare soprattutto senza poter vivere insieme cioè non insieme nella stessa casa senza stare nella stessa città ecco che non mi malinterpreti e eh, non è che voglio andare a vivere a casa sua però ha fatto molti video su eh, matteo montesi su di pre sulle sue interviste e eh, io vorrei che faccia dei video anche su di me, magari saranno visti 6.000-8.000 volte. Ho fatto tanti video facendo colazione, e... per esempio, nubifragio a Roma. Folle, loda Gesù a bordo di un gomone. Vabbè, comunque, io so che fa dei remix con eh, eh, video di altri. Mi piacerebbe collaborare. Con Christian Ace non so come si fa e poi di canali eh, chiamati Christian Ace ce ne sono tanti. Io mi sono iscritto a uno, ma come potete vedere, ah no, ho scelto male, perdono. Eh, vediamo. di Christian Ice o di canali che hanno il nome Christian Ice ce ne sono tanti? Io non so, forse eh, è perché è una forma, cioè ce ne dovrebbero essere, non so se questo Christian Ice int è lo stesso di Christian Ice qua sopra. Io mi sono iscritto al Christian Ice, scritto tutto attaccato, perché so che lui che mi ha risposto. Eh, poi appunto c'è cioè dei video di Giuseppe Simone, aveva avuto dei video eh, sull'orco patatone, sui mostri del tubo. Vabbè. E questo è di un canale che vi volevo parlare, che era interessante e col quale volevo collaborare, soltanto che non so come si fa. Magari io dovrei mettere i video in Common Creative l'altra persona anche di de mettere dei video in common creative poi decidersi su chi fare il collage dei video e pubblicarlo in quale canale oppure aprire un terzo canale le cui password e la cui identità tutte e due hanno e lì caricare il remix del video cioè tutte e due caricano il video con cui si vuole collaborare e poi in quel canale uno dei due l'assemblaggio dei video magari un'intervista uno si prepara i, il video nel quale si filma facendo le domande ed anche le risposte l'altro anche si, si passano si condividono i testi si fanno i video e si fa l'assemblaggio come se fosse un'intervista sul luogo per dire però questo era quello che volevo dire su eh, Nice Maso er di auro che c'ha 14 146.248 visioni. Oltre la mia. E questo è tutto per quanto riguarda Christian ice che ha fatto delle parodie sui video degli altri spesse volte pubblicizzandoli. Quindi se facesse una parodia sui miei video, magari su quelli in cui faccio colazione che sono poco visti li vedrebbero molte più volte e adesso vi voglio parlare di un altro canale attraverso il quale ho anche visto qualche mostro del tubo non tutti mi sono interessati poi un canale che ha avuto le stesse sorti eh, di quello di Giuseppe Simone nel senso che eh, gli hanno censurato dei video e gli hanno chiuso dei canali per cui ha dovuto iniziare da zero. Stiamo parlando del grande avvocato critico d'arte Andrea Di Pre. Che io sempre mi viene da dire Andrea Di Pre, ma no, il cognome può essere francese, ma eh, il nome è italiano si chiama Andrea di Pre. Quindi vi farò vedere di Andrea Di Pre. Come promesso, poi magari ve ne frega una cippa. Ecco qua tanto per cambiare anche di Andrea Di Pre, o soprattutto di Andrea Di Pre, ci sono tanti canali con un numero variato di, di video. Questo è stato attivo tre giorni fa, il primo canale ufficiale di pre YouTube e qua parte il video io nel dubbio mi iscrivo poi non so se sei te Andrea di pre, poi c'è questo attivo un mese fa andrea di pre sembra lui E che ci dice Andrea di Pre internazionale dei suoi viaggi all'estero forse io nel dubbio che sia lui mi iscrivo faccio clic e qua parte con quella che sembra una bella signora ma non si sa mai visto che intervista tanta gente strana ecco qua si vede il trash di pre che si presta a cose ambigue, come nel suo stile, infatti, non tutti i personaggi che mi che intervista no, che, che mi intervista, stavo per dire, mi piacciono, ma soprattutto si direbbe che c'è un debole per la simulazione della fallatio infatti, come vedete è. Quasi, tu, quasi tutte, quasi tutte le ragazze leccano qualcosa il microfono, eh, un lecca, -lecca eh, la bocca di una bottiglia? Lui mette la testa fra le zinne. C'è pure un uomo che tratta di succhiare un lecca lecca non so del fetish. Insomma, e questo sarebbe il dipre internazionale. Figuriamoci come sarebbe un dipre cosmico. Mi sono iscritto, eh, vediamo poi com'è il canale. Poi c'è un dipre Andrea Dipre Platinum che non so che cavolo significa ma ecco io noto io noto che già mi ero sottoscritto forse quando ho scoperto nel 2013 andre di pre non lo so ma nella lista dei suoi video che abbiamo innanzitutto non è partito il video perché perché mi sono già sottoscritto una pera per matteo renzi dal messico a berlino con andrea di pre che titolo mamma mia però ecco eh, gioca eh, al gta intervista a feticisti insomma quello di sempre anch'io vorrei collaborare con andrea che mi intervisti, ma ecco, lo dovremmo fare alla distanza e io non so come funziona. Mi uccido per colpa di YouTube Italia, video integrale dura un minuto con 20 Quindi è una cosa rapida, indolore per chi lo guarda. Vabbè, ma poi si sa che non si uccide perché continua a fare video. A meno che non l'abbiano clonato. E allora lì mi domando qual è il senso. Andrea di pre drogato. Tutorial su come andare a prostitute a Las Vegas. Vabbè. Fa un tutorial di come andare a prostitute a Las Vegas. Io non sono mai andato a prostitute, però dico, se uno vuole andare a prostitute a Honolulu o a Londra, che fa? Ha bisogno di un altro tutorial. È una cosa un po' strana a dirsi. Quindi lasciamo l'Andrea di Pre Platinium Channel. Che poi sapevo che l'avvocato Agnelli ci aveva il naso di platino per quello che pipava per eh, la neve che pipava andando in montagna ad alta quota. Non so se di Pre Platinium e per la qualità del canale, di Pre Platinium Channel, o perché l'ha girato col naso, che anche lui avrà il platino nel naso. Ma eh, siccome se ne è detto tanto in internet, magari è per la qualità del canale, indubbiamente. Quindi, a di pre-platinum già mi ero iscritto. Il di pre, l'Andrea di pre censore mi viene sempre da dire: andrea vediamo che cos'è. Sembra fatto da lui. droga fai da te andrea di pre prepara la purple drunk codeina più sprite tutto fai da te ah, allora certi rumori che ci sono nella rete sono veri quella è la codeina allora mi iscrivo perché è un vero canale di andrea di pre cioè se lui stesso ammette che è drogato e sale un video vuol dire infatti ecco vi faccio vedere che lui stesso è si sniffa la codeina poi se la beve con la sprite non l'ho ancora visto il video lo vedrò dopo però per ovvie ragioni eh, faccio tutto questo senza esibire l'audio perché ci possono essere diritti d'autore la carne di cui si è fatto l'involucro vaginale giuseppe simone eh, andrea di Pre, vabbè, va beva andrea cioè, questo è il mitico Giuseppe Simone che chiede un chilo di vagina ad Andrea Di Pre come se lui fosse il grossista. No, vabbè, eh, di Prea, Andrei, Andrea di Prea Andrea Di Pre. Spiega come andare a Mignota Las Vegas e Giuseppe Simone che non esce dal Salento. E c'è Rosica, quindi mi sono iscritto anche a questo canale. Eh, poi c'è Andrea Di Pre con 199 video. Andrea Di Pre con 84 video, Andrea Di Pre con 28 video, con 6 video. Ci sono molte magari imitazioni, questo qua che scrilla e strilla magari non è lui, non so. Questo sembra Andrea Di Pre lo stesso. Beh, mi scrivo, questo è il secondo canale ufficiale di Andrea Di Pre. Mi scrivo. Sono dei suoi video, quindi sembra tutto suo. Lui ha molti più canali di Christian Eis. Non so perché canali diversi, però questo sembra avere più visioni del numero 1: 90.000, 19.000, 82.000 visioni. E vediamo qual è il più visto. Ah, bene un video di due anni fa c'è 2.300.865 visioni quindi facendogli un po di conti in tasca sempre che youtube gli abbia pagato 2 .300 .865 diviso 100.000 da 23 volte ogni 100.000 visioni 100 dollari quindi questo moltiplicato 100 in teoria quel video gli ha fruttato 2.300 dollari e questo video qua 2.300 quindi beh eh, non dico che si è fatto ricco ma i primi tre video più visti ci hanno 2.300 2.300.865 1.399.449 un e quindi fra questi tre video facciamo che sia arrivato ai 3.000 o 4.000 dollari non è molto per chi come lui ha, ha dei canali con inattivo eh, come in questo caso che mi sono iscritto al secondo canale 28 video, beh, arrivare a tante visioni con 28 video è veramente una cifra da sballo. Perché guardate, già 12.000 iscritti e ha raggiunto video da due o un milione di visioni con 28 video. Quindi la dice lunga, no? Poi ci sono tanti canali con due video, tre video, 10 video, 34 video. Vediamo eh, questo di 34 video che c'è. Non so perché ne ha aperti tanti di canali. Questo è il settimo canale ufficiale di andrea Di Pre e credo che sia il suo perché eh, c'è tutto il trash a cui ci ha abituato. Come vedete, non si sa chi sono, o che sono queste due, o questi due che si leca, non le calecca fallico. Beh, ma sono sempre l'amenità di di pre, per cui mi iscrivo. Vediamo i video: 11.055, 9.561. Quelli più visti in questo canale. Uh, beh sempre 416.189 320.862 non raggiunge come l'altro canale eh, il milione di visione eh, però eh, ah, bisogna dire che quindi eh, ogni 100.000 visioni e sono 100 dollari quindi già eh, ha superato i 100 dollari eh, in almeno 4 video qua in questo canale e in questo qua gli hanno dato gli stanno per dare altri 100 dollari perché ha 194.663 visioni 182 155 132 quindi ha preso 100 dollari per eh, 1 2 3 4 5 6 7 6 sei video gli hanno dato almeno 100 dollari, Uh, che roba! 200 dollari per, un al per altri due video, eh, 300 dollari e 400 dollari per gli altri due. Uh, guarda lì che roba! Allora mi, io mi sono iscritto anche a questo. Per questo, invece, gli hanno dato un sacco di 100 e 200 dollari perché i video che hanno più di ecco qua c'è uno. Eh, Salvatore Marino Maschio 100% gli ha dato 108.000 visioni. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 video gli hanno dato 100 dollari come minimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gli hanno dato 200 dollari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gli hanno dato... 300 dollari. Uno gli ha dato 400 dollari, uno gli ha dato eh, 600, gli starà per dare 700, e, e poi gli altri che vi ho detto che gli hanno dato 1000, eh, 2000, 3000 o quello che è. E quindi, ecco, io mi sono iscritto a, a tanto a, al second channel come al settimo channel, poi ho perso il conto perché ehm, perché veramente ci sono tanti canali qua con 10 video. Vediamo l'ultimo che forse mi iscrivo. Eh, sembra che non so se sì, è suo che il canale c'è anche lui. Mi iscrivo tanto che se ne frega. Se non è lui, sarà un clone che il clona bene. Ma sempre le cose: qua c'è un lesbo show, le cose sessuali che lo arrabbano, tanto. Questo canale invece c'è delle visioni un po' più scarne, un po' come il mio, però eh, ha raggiunto le 2000 visioni, eh, come massimo. 11.000. Quattro mesi fa però non è che ecco, non ha caricato molti video. Ne avrà caricati 8 e del 2016, quindi per quello che non ha 82 iscritti: 3, 4, 5, già 10 video. Vabbè, eh, qua sembra che è più orientato alle, alle cose sessuali. Quindi qua ho parlato dei canali eh, dei quali vi volevo parlare. Poi non mi continuo a scrivere tutti i canali che appaiono con il nome di Andrea Di Pre, Andrea Di pire Events, perché io non so se lui o no se lui mi ci scrivo. Però magari chissà, potrei stare tutto il giorno cercando i eh, canali con molti video perché vedete qua, dopo Andrea Di pire Events Ce ne sono un sacco beh poi eh, iniziano a avere noi chiamiamo andrea di pre già eh, si vede che sono me mezzo fake o oh, secondo canale ufficiale di andrea di pre eh, basta se no, faccio un video troppo largo eh, e a voi non piace vedere cose troppo troppo larghe Beh, questo dice Event Andrei Di Pre e credo che sia ancora lui. Anche se magari sono bravi a Beh, si vede che c'è lui, assurdo, Andrei Di Pre in mezzo a una rissa da strada. E forse lui o forse gliel'hanno Dopo lo vedo quello della rissa da strada, però mi scrivo. sarà uno dei 1929 iscritti. Infatti prima ce n'erano 1928, suppongo. Dopo mi vedo la rissa da strada e qua questo canale non ha nessun video, quindi eh, anche se ha 74 iscritti è un fake e quindi mi cancello. Anzi, non, non mi sono mai iscritto. Poi vediamo Andre di pre che c'è sempre meno canali suoi o con un video, con 10 video e già uno dubita che sia il, eh, con altri nomi eccetera magari pra, 5 video andre di pre abbonati platinum e che se ne frega basta mi sono stancato ma già non si trovano canali interessanti per, per andre di pre quindi finisce la mia incursione nei miei due canali favoriti se volete che eh, parli del vostro canale fatemelo sapere Chiaramente se siete arrivati a vedere fino adesso il mio video l'avete visto quasi tutto. Quindi vi farò vi parlerò. Vi, vi farò una rassegna del vostro canale se ci tenete, fatemelo sapere nel commentario a questo video. O eh, nell'appartato discussione del mio canale o commentate nel video che volete che io guardi il vostro canale e i vostri video per commentarli, o andate nell'angolo discussione. Eh, dove già molte persone mi hanno contattato per farmi sapere quello che ne pensavano eh, come vedete sono tanti commentari però mi piacerebbe che non mi diceste semplicemente grazie per esserti iscritto al canale di eh, grazie per i ricam... eh, grazie ricambiato di esserti iscritto iscritto ricambi voglio che esprimiate dei pensieri e delle idee dei concetti per discuterle perché a questo sono le discussioni quindi se volete che io discuta e commenti il vostro canale fatemelo sapere o in discussioni del canale o nel commentario al presente video allora riassumando facendo riassunto tanto a christian ice come a andre di Pre, caro di pre vi chiedo se volete collaborare con me, io sono disponibile. Non so come si faccia, soprattutto alla distanza. Si deve creare un terzo canale di YouTube per condividerne il username e il password. Si deve mettere in common creative il video che si fa sì per esempio se per esempio ci mettiamo d'accordo con per fare un video che sembri un dialogo o un'intervista dobbiamo condividere il copione quindi eh, dobbiamo avere un progetto in comune io faccio domande o rispondo voi rispondete o fate domande poi eh, qualcuno tutte e due mettiamo in common creativi video e magari io faccio l'assemblaggio e lo pubblico nel mio canale lo pubblicate nel vostro o in un terzo canale, quindi mi piacerebbe collaborare con te, cristiana e con te Andrea di Pre, però non so come si fa. Mi piacerebbe anche collaborare con Giuseppe Simone già gliel'ho proposto, però al momento non mi ha dato risposta. Come non mi ha dato risposta al riguardo, eh, Matteo Montesi. che lui di visioni realmente ne ha milioni. E ho fatto un video dispiaciuto del fatto che gli hanno rubato il cellulare a Matteo Montesi. Quindi per oggi è tutto, il vostro amico Sant'Enchan ha finito. Care amiche ed amici, grazie per avermi seguito. Se volete che parli del vostro canale o dei vostri video, lasciate un commentario a questo video o nella discussione del canale. E eh, mi raccomando, continuate a vedermi. E riassumendo, già ho detto che vorrei collaborare con Matteo Montesi, eh, Giuseppe Simone. Andrea Di Pre e Cristian Nice. O qualsiasi altro, e soprattutto ribadisco, grazie per aver raggiunto assieme, dopo tre anni e mezzo, le 300.000 e 58 visioni del canale. Grazie a tutte e tutte, tutti voi per seguirmi, per votare like, per compartire video che vi piacciono, per commentarli. Mi raccomando, continuate a guardarmi perché io sono disoccupato e vorrei che YouTube arrivasse a pagarmi cifre magari milionarie. Comunque sono disoccupato e quindi magari fra poco mi si romperà il computer. Eccetera, non ho un buon computer eh, filmatrice, eh, già l'ho detto in video anteriori, per editare lampo i miei video. Ci mette più di 40 minuti, c'è un dual core. Il duo due nuclei reali però è un computer del 2010 e mi filmo con questo Nokia Asia 302 perché è il più pratico della filmatrice che viene un casino allora vi ringrazio di vedere il mio video che adesso editerò in bassa risoluzione perché verrà molto largo vi aspetto al prossimo video e grazie ancora una volta a tutte e tutti voi perché grazie a voi abbiamo superato le 300.000 visioni il merito è tutto vostro come disse bud spencer per quanto riguarda lo sport il merito è stato solo mio ma per quanto riguarda il cinema io debbo a che ho fatto più di 125 film al pubblico e quindi io vi dico lo stesso se abbiamo raggiunto se abbiamo raggiunto le 300.000 e passa visioni il merito è unicamente vostro mi avete ascoltato e guardato allora grazie di averlo fatto ne sono molto riconoscente e continuatemi a guardare ciao e auguri dal vostro santo enchantio.